Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di LBX e siamo probabilmente nell'ultimo episodio, anche se l'ho detto pure la scorsa volta, ma questi sono dettagli. Almeno questa volta credo che siamo veramente nell'ultimo episodio, perché a questo punto non so più quando sarà la battaglia finale. Però qui c'era scritto nell'obiettivo, anzi guida, lì c'è scritto non obiettivo, vabbè, questo è sempre l'obiettivo. Ferma la Saturn, vai alla sala di controllo, quindi immagino che troveremo il nemico finale, che sarà Lex. Ora, perché non correre? Ah, sta andando da solo. Ah, credevo di stare controllando, che lo stavo controllando io, invece no. La sala di controllo che avete tanto cercato si trova proprio al di là di questa porta. Sì, sì. Maestro Otaku, purtroppo però la serratura potrebbe essere un bel problemuccio. Hologeek Sid, ecco il tuo momento di gloria. Lasciate che vi spieghi. Ci sono 5 dispositivi di sblocco che devono essere attivati allo stesso tempo. Questi dispositivi si trovano in punti diversi in ogni piano interrato. Buona fortuna per la ricerca. Hihihi, mio splendido Hologeek Sid è in gran forma dopo la riparazione. Perfetto. Tornando a noi, voi miei fanciulli dovete aver perso le rotelle per voler salire sulla Saturn. Davvero? Il signor Devin e gli altri sono alle prese con la battaglia, però perciò sarò lieto di guidarvi con la mia voce. Ah, non quella di Sid? Questi dispositivi possono essere maneggiati anche da dei ragazzi come noi? Ottima domanda, fanciulla con i paraorecchi ancora. E la risposta è certo che sì. Non avete nulla da temere, dovete solo inserire il vostro LBX all'interno del dispositivo di sblocco. Il grande maestro Otaku, attenzione, ha già installato il codice di apertura in tutti i vostri LBX. Wow, quando ci è riuscito, veramente? Questo è un trucchetto del mestiere, non credo di potervelo rivelare. Comunque, tutto ciò che dovete fare è mettere il vostro LBX lì dentro per connettervi al dispositivo. Forza ragazzi. Ok, seguiamo la freccia che c'è nello schermo inferiore. Almeno voi non la potete vedere, ma io sì. Dice di andare di qua. Andiamo al piano meno 1. Mentre andiamo, vi ripeto che se questo è l'ultimo episodio, adesso non lo so di preciso, probabilmente sì. Probabilmente l'ultimo episodio, se sarà questo, durerà molto di più. Direi le sfide, facciamo sempre come al solito. Allora, la prima sfida ce la facciamo in battaglia, cioè durante il video, in diretta. Stavo dicendo che se questo è l'ultimo episodio, farò qualche episodio extra, sì. Però poi inizierò a fare un nuovo videogioco, che alcuni di voi forse l'avranno già capito, forse no, non lo so. Però volevo provare quel gioco lì e portarvelo sul canale. Ok, questo gli sto ancora sparando, ma è già fatto fuori, vabbè. E di quale gioco si tratta ve lo rivelerò, diciamo, alla fine dell'ultimo episodio di LBX. Che potrebbe essere questo, come no, non lo so. Potrebbe anche non esserlo, dipende, vedremo. Potrebbe essere che alla fine di questo video vi dico qual è il prossimo gioco che porto. Ok, intanto qui abbiamo vinto. Sono riuscito a prendere l'oggetto questa volta. Grandi così. Ok, vediamo un po' se ci aumenta di livello, che non sarebbe male. Come? Gli serve la manutenzione a Kazuya? Ok, vabbè, intanto noi andiamo qua. Le prossime sfide le salto perché sennò probabilmente allungherei anche troppo il video, visto che già la battaglia finale mi sa che sarà una roba che non finisce più. Quindi se ci metto in mezzo pure le sfide, allora direi che è troppo. Allora, questo è un dispositivo, il primo dispositivo. Ah, ne abbiamo trovati due? Dove l'abbiamo preso il primo? Boh, sarà solo fortuna. Va bene, me ne occupo io. Voi due andate avanti. E come pensi di riuscire ad attivarli entrambi? Dovrò restare con te per darti una mano, immagino. Ah, sono due vicini? No. Ok, quando saremo tutti in posizione manderò un segnale al vostro pilota LBX. Ok, hanno lasciato il gruppo, giustamente. Ah, uno è lì e uno è lì. Ok, ho capito. Perfetto, noi andiamo avanti. Saremmo andati avanti, però le sfide ce lo impediscono. Ok, a tra poco, dopo che ho finito la sfida. Ok, ce l'abbiamo fatta abbastanza in fretta, direi. In 22 secondi, infatti. Intanto stoccata tridente, grandissimo Kazuya. Perfetto, intanto mi sembra di aver visto che nessuno ha aumentato di livello ancora. Va bene anche così, dai. Allora, intanto proseguiamo. Andiamo al piano meno 2. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Allora,
Intanto qui la zona è simile a quella di prima. Ora dobbiamo andare di qua e poi girare a... Ok, porta a destra. Andiamo di qua. Anzi, no, è questo il dispositivo, perché stavo andando là. Ci penso io, ok, puoi farcela da solo, Kazuya? Sì, non è più come durante l'attentato, ora sono io a voler restare. Ho fiducia in voi, ragazzi, Van, Amy e anche tu, Justin. Kazuya, state attenti, nessuno sa cosa ci aspetta più avanti. Ok, ne abbiamo trovati 3 su 5. Ah no, qui dobbiamo tornare indietro. E dove di preciso però? In una di queste porte? No, ma a destra, ok. Sì, dicevo vedendo la freccia nello schermo inferiore. C'è la freccia che mentre ci spostiamo ci dice dove bisogna andare. Qui c'è sempre la schermata pericolo, perché qua ci potrebbe capitare una sfida da un momento all'altro. Spero che non mi capita ora che l'ho detto, no, per il momento. Vabbè, non ne parlo perché è meglio. Stavo per cambiare discorso. Per quale motivo? Perché deve succedere ciò? A tra poco. Ok, eccoci qua, questa volta ci ho messo un po' di più di prima, infatti 35 secondi, grandissima Amy, livello più, perfetto. Ah, poi, stavo dicendo, questa volta però me la son cercata la sfida, perché... No, dai, no, questa volta no, perché? Ma guardate cosa succede qua, ma tra poco... Ed eccoci di nuovo dopo quest'altra battaglia, livello 51, grandissimi, guardate quante volte, cioè quanti, diciamo, livello più. Ora andiamo avanti, dovrebbe essere di qua, sì, l'unica porta che c'è, infatti. E adesso c'è, ah ok, cos'è che... Ah, si trova lì, non ci voleva, il dispositivo di sblocco non si può raggiungere da qui. Ah, è quello. Perfetto, forse possiamo farcela usando quell'ascensore. Sì, peccato che è di là anche lui. Allora, Van, dovrebbe esserci un pulsante per oh mamma mia, per l'ascensore. Sì, guardati intorno e cerca di trovarlo. Ok, cerchiamo il pulsante dell'ascensore. Ok, e altro che guardati intorno, dobbiamo scendere di un piano. Ok, qualcosa mi dice che non sarà l'ultimo episodio, io spero di sì. Ma vedremo, dai, vedremo andando avanti. Perché questo fatto qua degli ascensori sta durando un po' troppo. Infatti lì vedo un metamo che mi preoccupa, se devo dire la verità. L'ho trovato, Van, a questo ci penso io. Amy. Ehi Van, mi conosci, ce la faccio. Mettiamo fine a questa lotta e torniamocene a casa. Ok, stai attenta. E mi ha lasciato il gruppo. Ok, magari qua forse ci ritorneremo più avanti, non lo so. Tanto qua altra battaglia. Vabbè, vediamo, dipende da quanto dura sta cosa qua dei dispositivi. Se no magari la battaglia finale mi sa che salta pure anche in questo episodio, vedremo. Intanto tra poco faccio la battaglia. Ok, rieccoci, quest'altra battaglia è stata un po' più difficile, anche perché eravamo solo in due, poi Justin è stato fatto fuori con un attacco speciale. Durata infatti più di un minuto, come avete visto, 1 minuto e 3. Ma va bene così, l'importante è vincerla alla fine. Anche se con un po' più di fatica, ma vabbè, dettagli. Andiamo avanti a cercare l'ultimo dispositivo, perfetto, attenzione, forse è qua. E questo è il pulsante dell'ascensore, ne sono certo. Grandissimi. Ascensore attivato. Si sta muovendo, ora possiamo premere il pulsante. Quale pulsante? No, ancora. Vabbè, dai. Facciamo quest'altra battaglia. Alla fine sono utili ad aumentare il livello, perché non so di preciso a che livello sarà il nemico finale. Probabilmente Lex. Vabbè, vedremo. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Nuovo livello. Ok, furore incendiario. Ah, è vero, mi sono dimenticato di fare la manutenzione a Justin. Vabbè, andiamo avanti. Proseguiamo da questa parte. Forse dobbiamo tornare dove eravamo quando abbiamo visto il pulsante dall'altra parte. Però non ho capito da che parte dovremmo entrare, visto che c'era... ah no, ok. Questo è.
Sì, qua c'era il metamo. Ok, andiamo di qua. E adesso... Ah, l'ascensore è questo, ok. Scegliere un piano. Dove si trovava? L'obiettivo c'è, che magari me lo dice? No. Io vado a caso, proviamo il piano terra. Io non mi ricordo che piano era. E attenzione. Infatti è sbagliato. No, non me lo dice, perfetto. Proviamo almeno uno, proviamo tutti a tentativi. Non me lo ricordo che piano dovevamo andare. Forse l'ultimo. Questo no. Proviamo l'ultimo, perché magari... Cioè, questo qui era... Cioè, qua c'erano Hans e Duck. E infatti non è l'ultimo. E allora sarà almeno tre, dai, per forza. Adesso vedete che è almeno due, l'ultimo proprio. Ah no, ok, meno male. Questo è l'ultimo dispositivo di sblocco. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta, tentativi. Ora suona... Ah ok, pronti al mio via. 3, 2, 1, via. Van, l'hai schiacciato. No, ok. Apertura sala di controllo. Ah no, è vero che bisognava mettere gli LBX. Ora possiamo entrare nella sala di controllo. Incontriamoci tutti al piano terra. Ok, ritorniamo indietro. E facciamo una bella sfida. Perfetto. Allora, a questo punto, visto che lì nel piano terra c'era il metamo, se non ricordo male. Oppure no, vabbè, no. Quasi quasi questa battaglia la farei. Sì, dai, facciamola in diretta per almeno non farlo diventare neanche troppo corto il video, visto che ho intenzione, diciamo, di fermarlo qua. Vediamo un po'. Allora, facciamo fuori uno alla volta. Tipo, io adesso mi occupo di questo qua, magari senza dare colpi a vuoto. Tipo senza prenderli e basta. Visto che abbiamo iniziato da schifo questa battaglia. Ecco, guardate, surriscaldato addirittura. Non ci posso credere. E Xenon... Ecco, mi sa che è andato. No, quasi. No, basta, aiuto. Ok, meno male che ho preso lo scudo. Dai, quando finirà? Ok. Era ora. Ora possiamo dare qualche colpo noi. Senza magari prendere... Ok, strumento da combattimento. No! Oh mamma! Quanto sto rischiando! Ma me li sta ripristinando da soli sti punti. Perché Xenon non c'è più. Modalità E, dai. Ora ce la possiamo fare. Adesso magari evitiamo questo. E io ho fatto bene. Grandi così. Dai che li facciamo fuori tutti. Ok, mamma mia, che fortuna. Meno male che avevo la modalità E attivata. Grandi, guardate qua che potenza. Guardate che potenza questa modalità estrema. Mamma mia. Avevamo soltanto 700 PV. Bastava poco per farli fuori. E io di nuovo mi sono dimenticato di fare la manutenzione. Grandissimi proprio, eh. Allora, torniamo al piano terra. Stavolta non andiamo a caso. Perché mi sono ricordato, meno male. A parte che c'era scritto. E qua ci sarà un minimo di metamo, vero? E infatti no. Dai, proviamo. Proviamo ad andarci lo stesso. Al massimo poi taglierò la sfida che abbiamo appena fatto. Ok, procediamo. Ok, tutti i membri del gruppo si sono riuniti. Ok, no. Ah no, questo è il teletrasporto, non è il metamorfo. Perché? E qua c'è... Aspetta, quello è Kaido, se non sbaglio. Sì, è lui. Mi sembra Kaido. Non dovrebbe esserci Lex? Infatti c'è Kaido. Ah, sapevo che i servetti dell'OAS si sarebbero fatti vedere. Eh? Penserò io a lui. Justin, non puoi affrontare il tuo dolore da solo. Lasciami combattere con te. Hai ragione, Van. D'accordo, allora facciamoci sotto. LBX, vai. Ok, combattiamo contro Kaido e... Ah, l'androide di Kaido. Ma non dovremmo... Cioè, che LBX ha, preciso, ti rinfrescherò la memoria sul terribile potere del mio Gecko Maru. Ancora quello! No, dai. Allora, intanto ripariamolo. Ok, abbiamo Xenon, però. Io vorrei Odin, perché preferisco. Cioè, mi sembra anche più potente. Adesso vedo se si può cambiare. Mi sembra di sì. Tipo, facendo start, mettendo in pausa. Vediamo un po'. E però abbiamo anche Pandora. Ok, perfetto. Sì, con Y si può cambiare il personaggio. Quindi adesso siamo... Odin. Mamma mia, guardate qua che colpi! Però non gli abbiamo tolto
così tanta energia, se devo dire la verità, eh. E anzi, ne stiamo perdendo nella lava. Quindi via di qui. Ok, meno male che mi sono spostato, perché sennò rischiavo. Grandissimi, non li hanno... Ecco. Ah, ancora? Finito? Però almeno hanno evitato la maggior parte dei colpi. Ma quanto è potente sto qua? Dai, facciamolo fuori. Senza essere fatti fuori noi. Dai, Emi. Guarda lì che danno. Grandissimi. Metà, dai, metà. Dai, continuiamo così che stiamo andando bene. Anche se non è che gli togliamo così tanta energia, se devo dire la verità. Però vabbè, ce la stiamo cavando anche abbastanza bene. Ora, aspettiamo che si rialza. No, ok. Dove sta? Ah, per terra. No, 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 no. Fermiamolo, fermiamolo, fermiamolo. Dai, qualcuno che mi aiuta. Grandissimi di nuovo. Grandi. Io mi ricordo che all'inizio, cioè un po' di episodi fa, io scappavo. E infatti le prendevo sempre le cioè gli attacchi speciali. Li subivo sempre. Invece poi quando ho iniziato ad attaccare, riesco quasi sempre, quasi, ad annullarle. Ok, dai che manca pochissimo. E infatti, ok, l'abbiamo battuto, perfetto. Adesso speriamo che non fa la stessa cosa che ha fatto... No, sembra di no. La stessa cosa che ha fatto, dicevo, Curtis Cole. Cioè che dice che il suo LBX è ancora più bello. Ok. Invece sembra di no, anzi, vediamo un po' cosa succede. Ah, abbiamo distrutto l'LBX, giustamente, abbiamo giustamente anche l'androide, va bene. Andiamo convinti, Justin, io, tu sei? Ok, corriamo alla cabina di pilotaggio, dobbiamo fermare subito l'ex e mettere fine a tutto questo. Ah, tu sei? Boh, vabbè, non si sa. È qualcosa, aspetta, ma perché siamo Justin? Giusto per sapere, eh. Ok, qua non c'è l'ombra di un metamo, quindi forse ci dovremmo fare tutta la battaglia. Spero di no, perché sennò il video andrebbe veramente sui tre quarti d'ora. E nemmeno lì c'è un metamo. Quindi siamo nei guai. È qui dietro, lo so. Grandissimi! Ok, ci ho azzeccato a caso, ma ci ho azzeccato. C'è un'opzione dal mio menu. Anche se forse dovrei vedere... Vabbè, no. Ci fermiamo qui per questo video. Non so cos'è quella strada, tutta sta zona qui, forse lì davanti ci sarà la cabina di pilotaggio, non lo so, vabbè, vedremo nel prossimo episodio. Direi che per questo video allora è tutto. Io vi ricordo, se volete, di iscrivervi al canale se l'avete già fatto, e anche i miei profili Twitter e più in particolare Facebook, perché è lì che io vi aggiorno sui miei profili, cioè sul canale, che sui miei profili. Se magari ci sono problemi o ritardi con i video, scrivo sempre su Facebook il motivo. Oppure che qual è il problema impreciso, se magari non riesco a caricare video. Quindi in descrizione trovate anche il mio Nintendo Network ID, se magari volete inviarmi una richiesta di amicizia oppure semplicemente seguirmi sul Miiverse della Wii U. Trovate infatti in descrizione, oltre ai link, anche il Nintendo Network ID. Quindi direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!